Buonasera dalla Pala Cobilica di Prato per la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A1 di pallamano, che vede di fronte la Touché Gruppo F Prato e la Secur Fox Ferrara. Partita che inizia con mezz'ora di ritardo perché la formazione ospite è stata bloccata a problemi di traffico sull'autostrada. Intanto allora vi diamo subito lettura delle formazioni. La Touché Gruppo F Prato con i due portieri, il numero 44 Felet e il numero 77 Logica, poi la numero 3 Saccenti, la 5 Micotti Martina, 6 Rossi Margherita, 7 Gurra, 8 Borrini, 9 Della Maggiora, 10 Nicolai, 13 Sandroni, 15 Barbieri, 17 Benelli, 18 Iamu, 20 Rossi Viola, 23 Martinelli e 25 il capitano Ucchino, l'allenatore Valentina Megli. Il Ferrara invece si schiera con la numero 1 Ferrari, 5 Ferrara, 7 Pavanini, 8 Manfredini, 9 Tanic, 10 Ianni, 12 Vitale, 14 Lobiundo, 24 Marrocchi, 25 Angelini, 28 Ottani, 77 Oglietti, 92 Petrova e la numero 98 Radovic, l'allenatore Carlos Britos. Gli arbitri sono i signori Zancanella Roberto e Testa Daniele, che hanno dato proprio in questo istante il fischio d'inizio della gara. Touché Prato, che è reduce dalla sconfitta per 33-20 nel recupero di mercoledì scorso contro lo Giomi Salerno, che è la capolista a punteggio pieno di questa Serie A1. 4 punti finora conquistati dalla squadra pratese grazie alle vittorie nelle prime due giornate con Mezzo Corona e Cellini Padova. Charity Iamu e la conclusione parata dal portiere, riprende palla la formazione pratese e la conclusione, la rete di Rossi Margherita. Siamo già dall'altra parte, c'è il fallo, punizione a 9 metri per Ferrara con il numero 24 Marrocchi. Giro palla della formazione ferrarese, che ha anch'essa 4 punti in classifica. Ancora una punizione, si ripartirà dai 9 metri per Ferrara. Ancora giro palla della formazione emiliana. C'è ancora un fallo, ancora 9 metri per Ferrara, la numero 9 Tanic fermata in qualche maniera, ancora 9 metri, c'è passivo, bisogna andare al tiro da parte di Ferrara, e ora la numero 77 Soglietti, la conclusione di Tanic che colpisce la Charity Iamu, ma palla recuperata da Prato che può ripartire. Dall'ala la conclusione parata, la conclusione di Borrini parata dal portiere di Ferrara, che ora proprio con il numero 5 Ferrara risponde Felet, palla riconquistata però dalla formazione ospite, la numero 5 Ferrara fermata. Si riparte con la punizione Ferrara, Radovic, la numero 9 Tanic, sempre 1-0 per la Touché Prato grazie al gol di Tanic. Bloccata la numero 92 Petrova, percussione, poi palla in posizione di pivot per la numero 24 Marrocchi, che va a realizzare siamo già dall'altra parte con Charity Iamu,
Tusce in avanti, c'è il fallo, si ripartirà con la punizione dai 9 metri. Ancora giro palla, Iamu, la conclusione, la parata di piede del portiere Ferrari, può ripartire con questo lancio lungo che viene proprio recuperato all'angolo da Ferrara. Per un attimo intercetta Rossi Margherita, la palla esce al lato, rimessa Ferrara. Radovic. Fa girare palla la formazione emiliana. Radovic per... c'è un fallo, si riparte dai 9 metri. Numero 24 Marrocchi. L'appoggio per Petrova, perde palla Ferrara, però gli arbitri ravvisano un'infrazione, un fallo, si riparte con la punizione e dall'ala il palo colpito dal numero 77 Soglietti, palla recuperata ancora da Ferrara, palla però recuperata da Prato che riparte con Iamu, poi c'è il fallo sul numero 5 Micotti Martina e si ripartirà con la punizione Prato. Da Rossi Margherita a Iamu, giro palla della formazione pratese. Ucchino, Iamu, palla che però sfila fuori, ma l'arbitro ha visto un fallo, si ripartirà con i 9 metri Prato, da Ucchino, Rossi Margherita, Martinelli, poi ancora Rossi Margherita, il pallonetto alto sopra la traversa della porta difesa da Ferrari, non cambia il punteggio, sempre 1-1, c'è il fallo, l'ammonizione per Charity Iamu, si riparte dai 9 metri con Ferrara, Radovic, Tanic, giro palla della formazione, palla per il pivot, il numero 24 Marrocchi che va a realizzare e Ferrara si porta sul 2-1, siamo già dall'altra parte e va a realizzare il numero 8 Borrini, 2-2, siamo già dall'altra parte con Ferrara che manovra con il numero 9 Tanic Mariana. Si riparte con la punizione già battuta, ancora Tanic, Radovic. Ancora Radovic per Tanic sull'ala. Si gira e va a tirare la numero 5 Ferrara che va a realizzare 3-2 per gli ospiti. Prato ora in azione d'attacco, giro palla della formazione allenata da Valentina Megli, Rossi, recupera palla Charity Iamu, penetrazione, tiro, traversa piena, riprende il numero numero 6 Rossi Margherita. E ora va la conclusione a realizzare Radovic che riporta avanti di 1 Ferrara. Il gol in precedenza era di Martina Micotti.
Iamu in possesso palla, palla sull'ala per il numero 8 Borrini, che con un pallonetto va a realizzare a portare la partita sul 4 pari. Penetrazione in rete della numero 92 Petrova. E ora dall'altra parte perde palla la Touche, la recupera Charity Iamu per la conclusione ribattuta dal portiere. Dall'altra parte non perdona il numero 77 Soglietti, che va a realizzare. C'è stata un po' di confusione in questa ultima fase di gioco, palla persa da Prato in attacco e c'è stato poi il contropiede di Ferrara con la rete di Soglietti, e che porta a più 2 la formazione emiliana. Giro palla Prato da Ucchino a Iamu, penetrazione, pallonetto che colpisce la traversa di Borrini. È un po' sfortunata la formazione pratese, e dall'altra parte il palo lo colpisce il numero 5 Ferrara. Può ripartire Prato. Ucchino, recupera palla Ferrara, riparte in contropiede con la numero 92 Petrova, che va a realizzare Petrova, più 3 Ferrara. C'è stato un paio di errori e di palle perse in attacco da Prato e Ferrara ne ha approfittato. E dopo 11 minuti, intanto il tiro ancora parato, e poi c'è il lancio lungo del portiere, però la palla non può essere recuperata da Ferrara. Ferrara è intesa come la giocatrice numero 5. Mentre siamo già dall'altra parte, c'è il fallo, l'arbitro lo giudica fuori dall'area di rigore, si riparte con i 9 metri Prato. Rossi, Margherita, Martinelli, Rossi, ancora Martinelli per Rossi, Iamu, penetrazione, tiro alto di Charity Iamu, riparte Ferrara, penetrazione della numero 9 Tanic, ma la risposta di Felette, e dall'altra parte Prato. Va a realizzare con il numero 5 Micotti, che accorcia le distanze e porta Prato a meno 2, 5 Prato, 7 Ferrara, quando sono trascorsi 12 minuti e 30 di questo primo tempo. Ferrara, penetrazione vincente della numero 5 ferrarese. Siamo dall'altra parte con Martinelli sull'ala per Borrini, dall'altra parte la conclusione di Micotti parata dal portiere Ferrari, e siamo già dall'altra parte con il tiro di Petrova, che invece si perde al lato della porta difesa da Felette. C'è intanto il time out richiesto da Valentina Megli. Intanto io qui coinvolgo Fabrizio Benedetti, fra l'altro dirigente della società della Touche Prato. Ecco un po' un primo commento su questi primi 13 minuti di gioco. Ma direi che è una partita abbastanza equilibrata, si vede il livello di Ferrara leggermente superiore a livello tecnico
di tutte le giocatrici, però penso che Touché Prato sta reggendo botta sulla formazione, diciamo, della emiliana, insomma. Vediamo, la partita è ancora lunga e forza Touché. Sicuramente, ricordiamo che la Touché Gruppo F Prato, una matricola di questo campionato, è salita in questa stagione, ha avuto una buonissima partenza con la vittoria a mezzo corona e quella con il Cellini Padova, 4 punti in classifica. Poi ci sono state le sconfitte a Pontinia e con il Salerno, che sono squadre di un'altra caratura. Insomma, per ora la partita è sempre sui binari dell'equilibrio, anche se, ripeto, siamo solo al 13° del primo tempo. Palla Touché con Occhino, Martinelli, Yamu. Il gol di Charity Yamu, che accorcia le distanze, mentre dall'altra parte la penetrazione e la traversa colpita dal numero 9 Tanic. Dall'altra parte Charity Yamu, penetrazione e la parata di Ferrari. Si era presentata penetrazione in area della giocatrice della Touché, della Yamu, però ha risposto il portiere ferrarese, appunto Ferrari. Fra l'altro nella formazione ferrarese c'è un Ferrari e un Ferrara, la numero 5. Ferrara ora in attacco, Tanic dall'ala va a realizzare la numero 5 Ferrara, terzo gol personale per la giocatrice emiliana, mentre dall'altra parte penetrazione del numero 6 Rossi Margherita. Si ripartirà con la punizione a 9 metri da Occhino a Yamu, ancora Yamu per Rossi, Martinelli, giro palla della formazione pratese, la palla recuperata da Ferrara, contropiede del numero 98 Radovic, che va a realizzare massimo vantaggio per ora, fino ad ora della partita, più 4 per Ferrara quando siamo al quarto d'ora, a metà esatto del primo tempo. Un paio di errori in attacco di Prato, che ha perso palla, c'è stato subito il contropiede della formazione ferrarese. Penetrazione, questa volta c'è il rigore del numero 23 Martinelli, che subisce fallo, quindi tiro dai 7 metri e si incaricherà della battuta Charity Yamu. E va a realizzare, nonostante che il portiere avesse intercettato il pallone, che finisce però in rete, 7 Prato, 10 Ferrara, che ora manovra in attacco. Giro palla, Tanic, Radovic, Tanic dall'altra parte per Petrova. E c'è la risposta di Felet, che respinge il tiro della giocatrice di Ferrara, e può ripartire Prato con Rossi Margherita. Lo scambio per Yamu, penetrazione, e ancora una volta il portiere ci mette una pezza e respinge. Siamo già dall'altra parte con l'attacco di Ferrara, che però finisce per perdere palla, e può ripartire Prato con Occhino, Rossi, Martinelli. Giro palla della Touché Prato, da Yamu a Rossi, Martinelli, ancora Rossi, Yamu.
fermata, 9 metri Prato. Rossi sull'ala, ancora per Charity Yamu, la conclusione, la rete, e la rete di Charity Yamu, terza rete personale, mentre dall'altra parte si riparte con la rimessa laterale Ferrara, Radovic. Intercetta palla Prato con il numero 8 Borrini, ci sarà la rimessa laterale dall'angolo per Ferrara, palla per Radovic, Tanic, Petrova, giro palla della formazione ferrarese e poi c'è il fallo di Yamu sul numero 9 Tanic, rigore, tiro dai 7 metri per Ferrara, sarà il numero 77 Soglietti che spiazza Felette e va a realizzare il tiro dai 7 metri. Dall'altra parte Touché fa girare palla, Martinelli, Yamu, Martinelli, penetrazione, va a realizzare Giulia Martinelli, accorcia Prato, si riporta a più due, però c'è i due minuti inflitti a Virginia Auchino. Due minuti, non abbiamo visto. All'area dei 4 metri non si può fare rimessa. Ferrara, giro palla, Radovic dall'ala per Ferrara, chiusa, palla dentro per la numero 24. Marrocchi che va a realizzare la sua terza marcatura personale. Touché ora in inferiorità numerica per i due minuti presi da Virginia Occhino. Recupera palla, sbaglia Prato, ancora il passaggio, contropiede, rete di Ferrara pallone intercettato, un passaggio sbagliato in attacco da Prato e Ferrara non ha recuperato palla, lancio in avanti ed è arrivata la quarta rete di Ferrara, ancora un errore di Prato e si ripartirà con la rimessa laterale. Qualche errore di troppo in attacco che sta pagando cara la formazione pratese, che ha di fronte una formazione esperta. Palla dentro per la numero 24 Marrocchi che va a realizzare e siamo a più 5 Ferrara quando mancano esattamente 9 minuti alla conclusione di questo primo tempo. C'è stato il break della formazione della Secur Fox Ferrara, ora Touché in avanti, fallo, Charity, penetrazione, va a realizzare Charity Yamu il suo quarto gol personale. C'è un errore in attacco e può ripartire ancora Charity, Yamu che va a realizzare. Questa volta è stata la formazione pratese a sfruttare due errori di Ferrara e ad accorciare.
Ferrara la conclusione dalla distanza del numero 92 Petrova, che va ad infilarsi nell'angolo alto alla sinistra, mentre dall'altra parte ci dovrebbe essere i due minuti. C'è il gol di Gurra e ci sono i due minuti. I due minuti inflitti alla numero 24 Marrocchi. Ferrara sta giocando senza portiere, sì, con le sei giocatrici di movimento. Ora rientra in porta Ferrari, penetrazione, però l'arbitro ha fischiato prima della conclusione del numero 9 di Ferrara. Si ripartirà con la punizione dai 9 metri. Radovic, Tanic in attacco, Ferrara sfrutta avendo l'uomo in meno un giocatore di movimento e fa meno del portiere. Penetrazione e rete del numero 9 Tanic. Dall'altra parte Iamu, fermata, fallo, si riparte dai 9 metri Prato. Rossi, Iamu, ancora Rossi, penetrazione, va giù, c'è il tiro di rigore e ci sono anche due minuti per la numero 98 Radovic. Si incarica della battuta del tiro di rigore Beatrice Borrini. La finta e la parata poi del portiere Ferrari, che respinge il tiro dai 7 metri di Borrini. Punteggio resta sul più 4 per Ferrara, che ora è in posta con in campo 4 giocatrici di movimento, perché ne ha 2 fuori per i 2 minuti inflitti a Marrocchi e Radovic. E c'è intanto il time out richiesto dal tecnico della formazione di Ferrara, Britos. Allora, coinvolgerei anche Micotti, il presidente della Touché Gruppo F Prato. Nell'ultimo periodo ci sono stati un po' qualche errore di troppo davanti, che ha permesso poi a Ferrara di prendere questo break di 4 gol. Sì, si sta sbagliando parecchio in attacco, penso di averne contati 4-5 tiri sbagliati davanti ai portieri, senza considerando adesso il rigore, però sono troppi e devono cercare di essere più lucidi al tiro, se può fare. Loro è una squadra tosta, hanno un portiere tosto, pensando che l'anno scorso ha giocato alla IOMI Salerno, quindi non è facile per loro in questa situazione. Vediamo un po', la partita è ancora lunga, vediamo. Si riparte dopo il time out con possesso palla Ferrara. Entrato intanto anche la numero 28 Ottani, possesso di palla ora per Petrova. Penetrazione in rete della numero 9 Tanic, che però ha trovato poca resistenza da parte della difesa pratese, se così si può dire, è entrata un po' come un coltello nel burro, se così si può dire. Rossi Margherita, Iamu, palla recuperata da Prato, ancora per Iamu, la controlla, palla nel mezzo per poi sull'ala,
e va a realizzare Micotti, va a realizzare Micotti Martina, terzo gol personale per Martina Micotti. Siamo a 5 minuti dalla fine del primo tempo, il punteggio vede Ferrara avanti di 4, 17-13. Nove metri per Ferrara, Ottani, giro palla della formazione ferrarese, ora rientra anche Radovic, sono tutti, si gioca in parità numerica, la conclusione di Ottani, la respinta di Felette, palla in che esce al lato, c'è la rimessa laterale per Ferrara. Rientra anche il numero 9 Tanic, Ferrara, palla però sbagliata, il lancio, può ripartire Prato con Rossi Margherita, la conclusione, però il portiere non si fa sorprendere, tiro dalla distanza di Rossi Margherita, parato dal portiere Elisa Ferrari, finora autrice di un paio di parate veramente importanti. Ferrara ora fa girare palla in avanti, Radovic, Soglietti, ora la numero 9 Tanic, Petrova para Felette, ma c'è il fallo di Borrini sulla numero 92 Petrova, ci sarà il tiro dai 7 metri, se ne incarica la numero 77 Soglietti, che va a realizzare, ed è, se non sbagliamo, il suo terzo gol personale, e riporta Ferrara sul più 5. Persa ancora una palla, può ripartire Ferrara, lancio troppo lungo, la recupera però l'arbitro vede un'infrazione e quindi la palla recuperata da Prato ora torna in mano a Ferrara. Due minuti e mezzo al termine di questo primo tempo, Tanic, Petrova, Tanic, Radovic, Tanic, penetrazione, palla fuori, però l'arbitro vede il fallo della numero 7 Gurra e ci sarà ancora un tiro dai 7 metri, rigore, di cui si incarica ancora la numero 77 Soglietti, e il capitano del Ferrara va a realizzare quarto gol personale e massimo vantaggio Ferrara più 6, 13 Prato, 19 Secur Fox Ferrara. Prato in avanti, Iamu, penetrazione e palo, e poi un po' di fortuna anche per Prato, la palla carambola sul portiere ed entra in rete, sesto gol personale per Charity Iamu, che accorcia le distanze. Manovra Ferrara, ora Radovic, fermata da Ucchino, 9 metri per Ferrara, fa girare palla la formazione allenata da Carlos Britos, c'è un intercetto ma il pallone finisce fuori, rimessa laterale per Ferrara, la conclusione dalla distanza di Petrova, che va a trovare proprio l'angolino alto dove non può arrivarci Felette, siamo già dall'altra parte, Rossi Margherita, Iamu, ancora Rossi,
sull'ala per la numero 8 Borrini, che va a realizzare con un bel pallonetto. 15 secondi al termine, Ferrara potrà andare al tiro. Mancano 7 secondi. E va a trovare l'angolino alto Radovic. Come si dice in gergo calcistico, ha levato le ragnatele dall'angolino. E si chiude così il primo tempo con Ferrara in avanti per 21-15 più 6 nella parte finale del primo tempo, complice anche una serie di errori, ma anche dobbiamo riconoscere il valore tecnico della squadra ferrarese, che chiude così il primo tempo in vantaggio di 6. Prato 15, Ferrara 21. E ci risentiamo tra 10 minuti per il secondo tempo.
Riprendiamo qui dal Palacobilica di Prato per il secondo tempo della sfida campionato Serie A1 di pallamano tra Touché Gruppo F Prato e Secur Fox Ferrara. La prima frazione si è chiusa con le ferraresi in vantaggio di 6, 21 a 15. E la squadra emiliana si è dimostrata sicuramente tecnicamente più forte, una squadra anche molto più esperta della formazione pratese, che lo ricordiamo ancora è una neopromossa di questo campionato, avendo vinto lo scorso anno la Serie A2, squadra praticamente confermata in blocco. Le uniche due nuove arrivate sono il portiere Elena Felette e Virginia Ucchino, che è anche la capitano, la giocatrice un po' più esperta del gruppo. Diversi errori da parte della formazione pratese, soprattutto in attacco, dove però dobbiamo a onor del vero dare anche grandi meriti al portiere del Ferrara, Elisa Ferrari, che è stata bravissima sempre a respingere tutte le conclusioni anche da distanza ravvicinata delle giocatrici pratesi. Ritorniamo quindi in cronaca con Ferrara che manovra palla per la numero 24 Marrocchi, che va a realizzare da in posizione di pivot. Siamo già dall'altra parte con Charity Yamu, dall'altra parte per Virginia, per Gurra, ora Rossi, Margherita, Ciamu, ancora Rossi, Gurra, Yamu, Rossi, giro palla, ancora Rossi all'ala, ancora la numero 6 dall'altra parte, poi Charity Yamu nel mezzo per Virginia Ucchino, che in posizione di pivot va a realizzare il suo primo gol personale. Dall'altra parte gira palla la formazione emiliana, che ricordiamo ha 4 punti in classifica, gli stessi del Prato. E bella azione volante della formazione di Ferrara, con la conclusione di Vincente Di Radovic, mentre dall'altra parte c'è il tiro di Rossi Margherita. C'è stato però il fallo, si ripartirà con la 9 metri Prato. Yamu, Rossi, fa girare palla la formazione pratese. Yamu, palla per Rossi, penetrazione, va giù, c'è il fallo, difesa in area ed è tiro di rigore. Si incaricherà della battuta Charity Yamu. Che va a realizzare il suo settimo gol di questa partita. Punteggio 17 Prato, 23 Ferrara, che ora manovra. Sull'ala penetrazione e tiro di Ferrara, che realizza il suo quinto personale. Penetrazione Prato con la traversa colpita, e anche due minuti. Ci sono i due minuti per la numero 24, no, per la numero 24, numero 24
Marrocchi. Sono i secondi due minuti presa dalla Marrocchi. Intanto seguiamo il tiro di rigore di Charity Amu e ancora il portiere Ferrari che dice di no. Altro errore in fase d'attacco. E Ferrara, ora che è in inferiorità numerica, gioca la fase di attacco con sei giocatrici di movimento. Tiro palla, Petrova, conclusione alta, ma c'è il fallo. Si riparte dai 9 metri, Petrova, penetrazione della numero 9, poi dall'ala, però la palla è troppo lunga, la recupera Prato e può ripartire con Margherita Rossi. E Iamu, la conclusione, la rete di Iamu. Va a realizzare la touche gruppo F. Ancora fase di attacco senza portiere per Ferrara. Fa girare palla la formazione ferrarese. Petrova, poi sull'ala per la numero 5 Ferrara. Passaggio sbagliato, ora c'è il passivo e la conclusione e di Petrova che si finisce al lato, può ripartire Prato. Charity Amu guadagna un tiro di rigore. E questa volta andrà Rossi Margherita a cercare di trasformare questo tiro di rigore. Finora il portiere ferrarese ne ha già parati diversi. Rossi Margherita, e anche questa volta la Ferrari, portiere del Ferrara, ne ha parati un altro. Abbiamo perso un po' il conto, ma se non erro credo un 5 rigori li abbia parati il portiere della squadra ferrarese, che ora può manovrare in avanti. Ferrara, Petrova, Ferrara, c'è sfondamento, riparte, può ripartire Prato. Ucchino, Rossi, Iamu, penetrazione di Iamu, però anche qui l'arbitro fischia sfondamento alla giocatrice pratese. E si riparte con il possesso palla per la squadra ospite, che sta conducendo quando sono passati 7 minuti della ripresa per 24-18 più 6. C'è il fallo, si ripartirà dai 9 metri. Petrova, Tani, la penetrazione vincente del numero 98 Radovic al suo quinto gol personale. E ora Prato in fase di attacco. Rossi, Iamu, si riparte con i 9 metri Prato. Tiro e poi va a realizzare da terra, va a realizzare da terra il numero 8 Borrini, dopo che ancora una volta il portiere Ferrari aveva respinto.
poi da terra, da fuori area, è riuscita a ributtare la palla in rete. È il quarto gol personale per Beatrice Borrini, mentre dall'altra parte la conclusione del numero 92 Petrova. Iamu, Rossi, Gurra, ancora Rossi, Margherita, Iamu, giro palla, Ucchino, Gurra, Iamu, ancora Rossi, Margherita, la penetrazione va a trovare fallo e c'è il tiro di rigore. Vediamo questa volta, va Beatrice Borrini a cercare di realizzare questo tiro dai 7 metri e ancora una volta il portiere para, ma questa volta riprende Borrini e realizza. Ancora una volta il portiere aveva respinto, è stata più lesta la Borrini naturalmente a ribattere in rete. E ora Ferrara a manovrare in avanti, Petrova sull'ala per la numero 77, sbaglia il passaggio ma lo recupera Tanic, c'è il fallo che ripartirà dai 9 metri ma c'è passivo, la penetrazione del numero 92, tiro fuori, si riparte con la punizione Ferrara ma c'è passivo, la formazione ospite dovrà andare subito al tiro, lo fa Radovic e respinge Iamu, riparte Prato in contropiede, si ferma la Borrini, si gioca a difesa schierata, Rossi, Iamu, ancora Rossi, c'è il fallo, 9 metri, Ucchino per Rossi, Iamu, Gurra e va a realizzare Beatrice Borrini, sesto gol personale per lei. Una bella giocata dall'ala della giocatrice pratese. Punizione Ferrara, si riparte dai 9 metri. C'è il fallo e c'è il tiro di rigore per la formazione ferrarese e frattanto fra i pali va la giovanissima Logica, Matilda Logica, a cercare di neutralizzare il rigore della Soglietti che va a realizzare quinto gol personale per il numero 77 del Ferrara che ora conduce 27-21 quando sono passati 12 minuti di questo secondo tempo. Rossi, Ucchino, Gurra, Rossi all'ala per la Borrini, Iamu, c'è passivo, penetrazione di Charity Iamu, si ripartirà con la punizione a 9 metri con il passivo per Prato,
Iamu, la conclusione smorzata dalla numero 92 Petrova. Ferrara recupera palla e con calma rimposta questa azione d'attacco facendo girare palla. Petrova va giù, c'è fallo e ci sono anche i due minuti, ci sono anche i due minuti per Micotti Martina. Due minuti per Micotti Martina, no, non era il tiro di rigore, il fallo era fuori. Si riparte con i 9 metri Ferrara. All'ala per Ferrara e questa volta Felet devia e può ripartire Prato con Rossi, Margherita, Gurra, Rossi. Si riparte 9 metri Prato, Charity, Iamu. Va via e realizza di forza la giocatrice pratese. Nono gol per lei, mentre dall'altra parte c'è, si riparte con la punizione Ferrara. Petrova e poi la Soglietti che dall'ala va a realizzare il sesto gol personale per lei, che mantiene un vantaggio. Ferrara mantiene un vantaggio costante di 6 reti, siamo sul 22-28. C'è il fallo, c'è il fallo in area del numero 98 Radovic. L'arbitro però non ritiene di combinare i due minuti alla giocatrice di Ferrara, solo il tiro di rigore. Tanto c'è da asciugare il parquet. Iamu contro Ferrari e è il palo, sfortunata questa volta, il palo colpito dalla Iamu. Può ripartire Ferrara, sono credo 6 i rigori, quasi tutti parati dal portiere emiliano. Che ora la formazione ferrarese sbaglia, passaggio troppo lungo recuperato da Prato, il lancio per Micotti, penetrazione vincente di Gurra, penetrazione vincente di Gurra che va a realizzare il suo secondo gol personale. Intanto siamo oltrepassato da un minuto la metà del secondo tempo, siamo al 16esimo. Si riparte con i 9 metri Ferrara, Tanic. C'è il fallo dell'Aucchino. Rimane a terra dolorante la non vediamo da qui il numero, la numero 24 Marrocchi. E un colpo al viso, al naso, ma non niente di
va in panchina ed entra la numero 8 Manfredini. C'è da asciugare ancora il parquet. Si riparte con i 9 metri per Ferrara. Da Manfredini per Petrova. La numero 9 Tanic fa una bella giocata, penetrazione in area e poi va a realizzare, però ci sono i 2 minuti inflitti all'Aucchino, a Virginia Aucchino, sono anche per lei, è la seconda volta. Prato ora giocherà 2 minuti con una giocatrice in meno. Rossi, penetrazione di Rossi, c'è il fallo, si riparte con i 9 metri Prato, Iamu. Questa volta dovrebbero esserci i 2 minuti per la numero 9 Tanic. Due minuti anche per la numero 9 del Ferrara. E ricordiamo che questa è la 6ª giornata del girone di andata e questa è l'ultima partita. Si sono già giocate oggi e Brixen su Tirol, Cassa Rurale Pontini ha visto la vittoria delle laziali di 1-25-24, poi la vittoria di Erice su Cassano Magnago 24-16, la vittoria dello Yomi Salerno a mezzo corona di 3 31-28 e quella di Castelgrande a Teramo 23-26. E poi probabilmente si stava giocando poco prima di questa partita anche Cellini Padova Mestrino, di cui non abbiamo il finale, ma torniamo qui in cronaca dal Palacobilica. Prato in avanti, infrazione di passi fischiata a Gurra e si ripartirà con possesso palla Ferrara. Entra ora la numero 14 Lobiundo e c'è time out richiesto dalla panchina di Ferrara dal tecnico Carlos Britos. E dicevamo, con i risultati maturati in questa 6ª giornata di campionato, anche se mancano appunto la partita che stiamo seguendo e quella di Cellini Padova Alibest Mestrino, e quindi c'è lo Yomi Salerno che guida a punteggio pieno con 12 punti, Pontini a 10, c'è Erice 8, è stato raggiunto dal Casalgrande, Brixen 6 e se finirà così anche la Secur Fox Ferrara salirà a 6, la Tusce Prato al momento 4 insieme a Cassano Magnago e in fondo alla classifica Teramo resta a 0. Bisogna vedere il risultato poi mezzo corona a 3 e Fracellini Padova e Mestrino. Ricordiamo che poi il campionato si fermerà per gli impegni della nazionale, che sarà impegnata dal 2 al 6 novembre nelle sfide di andata e ritorno contro la Bulgaria, valide per il primo turno di qualificazione dei mondiali. Cerca il pallonetto ma para senza problemi Felette.
penetrazione vincente di Gurra, penetrazione vincente di Gurra che va a realizzare. ...24-29... quando mancano circa 10 minuti al termine. Ancora Ferrara, ma recupera palla, no, la recupera il numero 8 Manfredini che va a realizzare, primo gol per lei. Gurra, c'è il rigore, dovrebbero essere anche due minuti per la numero 98 Radovic. E ci sarà il rigore. Vediamo se questa volta se ne incarica Melissa Gurra. E questa volta va a realizzare la Gurra. E accorcia le distanze. Dicevamo che il campionato si ferma per gli impegni della nazionale, ma la Touché Prato sarà impegnata nel recupero con il Mestrino mercoledì 9 novembre alle 20:30 qui al Pala Kobilica. Ferrara si ripartirà con la punizione dai 9 metri. Infrazione di passi, può ripartire Prato. Iamu, Gurra, Rossi, va giù, però il fallo è fuori. Si ripartirà con la punizione dai 9 metri. Iamu, Rossi, Gurra. Tiro, questa volta c'è il rigore, c'è il tiro di rigore per il fallo su Gurra. E va ancora la numero 7 Melissa Gurra a cercare di trasformare il tiro di rigore, e questa volta realizza quinto gol personale per Beatrice Gurra, e Prato riaccorcia, si porta a meno 4. E ora va a realizzare il numero 24 Marrocchi. Qui sesto gol personale. Siamo già dall'altra parte con possesso Prato, Rossi, Iamu, Gurra fa girare palla. La squadra pratese. Iamu all'ala, però non controlla, la palla esce. E si ripartirà con la rimessa laterale per Ferrara. Petrova, Tanic, Radovic, la conclusione, la parata. E può ripartire Prato, lancio per Lauchino che va a realizzare. Va a realizzare Valeria e Virginia Occhino, e Prato accorcia a meno 4.
sbaglia, passaggio lungo, viene recuperato dal portiere. E c'è il gol. Del Ferrara con il tiro dalla distanza e c'è time out richiesto dalla formazione pratese da Valentina Megli. Prato 37-32 Ferrara. Quando mancano circa sei minuti alla fine della partita. Si ritorna in campo dopo il time out. Che riparte dopo il gol siglato da Ferrara. E ora Prato che manovra con la Rossi. Iamo, giro palla delle ragazze pratesi. Pallo, si riparte dai 9 metri per Prato, penetrazione di Gurra e va a realizzare sesto gol per Melissa Gurra. -4. Recupera palla Charity Yamu e colpisce il palo, ma c'è il rigore e 2 minuti. C'è il rigore e 2 minuti per la numero 98 Radovic. È rosso diretto per la numero 98 Radovic. Quindi espulsione, rosso diretto per Sandra Radovic per il fallo su Charity Yamu. Ora ci sarà il tiro dai 7 metri e di cui si incarica Gurra, che fino a questo momento è stata la più precisa dai 7 metri. Vediamo se anche in questa occasione riuscirà a trasformare il tiro di rigore. E lo realizza Melissa Gurra e accorcia Prato, va a meno 3, 29-32 quando mancano 5 minuti al termine. Prato torna in partita, palla all'ala per Ferrara. Poi va a realizzare il numero 9 Tanic sul primo palo. Dall'altra parte Gurra, Rossi, Yamu. E dall'ala va giù. C'è il rigore, ci dovrebbero essere anche 2 minuti. Anche 2 minuti per la numero 5 Ferrara. S-
sono stati una lunga serie di due minuti in questa ultima parte, in questo finale di partita. C'è un altro tiro di rigore e ormai è lei, Melissa Gurra, 7 gol fino ad ora. E va il palo, questa volta colpisce il palo interno, colpisce il palo interno. Poteva essere l'occasione per andare a meno 3. Palo, no, palo intera, gol della numero 77 Soglietti. E ora dall'altra parte va a realizzare la Borrini. Comunque un Prato che sta, una Tusce Prato che sta lottando fino da ultimo. È sempre rimasta in partita. Fermata la numero 77 Soglietti. Si riparte. E il numero 24 e respinge con il piede Elena Felet, si resta sul più 4. Prato ora in avanti. Rossi Margherita e la parata ancora sulla conclusione di Micotti del portiere Ferrari. E può ripartire Ferrara, ancora Prato, poteva andare a meno 3. Questa volta il portiere Ferrari ci ha messo il suo. Non realizza Ferrara e può ripartire Prato. Charity Yamu non trova la porta. Altra occasione per andare a meno 3, punteggio resta Ferrara 34, Prato 30, quando mancano ormai un minuto e mezzo al termine della partita. Ferrara in avanti, penetrazione della numero 24 Marrocchi, la risposta di Elena Felet, può ripartire Prato, Charity Yamu, Rossi Margherita, Yamu per Virginia Ucchino che va a realizzare in posizione di pivot, e questa volta Prato va a meno 3. Oramai manca 30 secondi al termine della partita. Ferrara in avanti, Petrova, Marrocchi, para Felet, e il pallone secondo l'arbitro non è uscito sul fondo ma lateralmente. Ormai arriva la sirena finale, finisce qui al Palarugai con la vittoria di Ferrara di 3, Ferrara 34, Prato 31. Comunque possiamo dire sicuramente Ferrara è una squadra superiore, però Prato ci ha messo, ha lottato fino alla fine, non ha mai mollato
ed è stato sempre in partita. Sicuramente Ferrara ha dimostrato il suo tasso tecnico superiore, con un grandissimo portiere come Elisa Ferrari, che ha parato tutto, si può dire quello che c'era da parare. Abbiamo perso il conto anche dei rigori, però dobbiamo anche dare merito alla Touché Prato di aver fatto una bella partita e di essere rimasta sempre in partita e di non aver mai mollato fino alla fine. Chiudiamo qui questa telecronaca dal Pala Cobilica di Prato, dove la Fox Ferrara ha superato la Touché Prato per 34-31.